Reale non conosce ostacoli. Il 3-1 rifilato al Comiso è la fedele testimonianza dello stato di salute di una squadra che qualcuno aveva già dato per cotta a Sciacca. La squadra di Busetta sfodera determinazione e vitalità atletica da fare invidia agli avversari e felici i tifosi granata. Il Comiso è formazione compatta, con una classifica che se non altro merita rispetto, ma i granata hanno una marcia in più. Sospinti da un Chico in forma smagliante e da uno sgusciante Barraco, al 12° gli Blay si devono arrendere. Capalbo spinge in area Barraco e l'arbitro Tommassoni decreta il calcio di rigore. Moncado dal dischetto è impeccabile, per Nicolosi non c'è nulla da fare. La Cireale non molla la preda e al 27° giunge il raddoppio. Guzzetti serve in area Barraco. Il difensore comisano Licata, pressato da Maggio, nel tentativo di liberare l'area non trova di meglio che infilare il proprio portiere. 2-0. Tre minuti dopo, al 30°, il centravanti Maggio rientra anzitempo negli spogliatoi per aver reagito, forse esageratamente, ad un fallo di battaglia. In 10 uomini i granata non si fanno sorprendere, addirittura sfiorano la marcatura con D'Agostino. Nella ripresa Andolina, con un gol capolavoro, porta a 3 il gol della Cireale. Purtroppo sfuggito questo gol alle nostre telecamere per dei motivi tecnici. Il Comiso si rimbocca le maniche e accorcia al 15° le distanze con questo gol di Messina. Poi la Cireale spreca numerose palle gol, ma non ha nemmeno il tempo di recriminare, visto i 4 punti di vantaggio che vanta sulle dirette inseguitrici. E questo è soltanto il girone d'andata. Una Cireale che guarda già al futuro ed ha già un buon vantaggio sulle dirette avversarie. Tiriamo dunque i bilanci del girone d'andata con il tecnico dei granata, Angelo Busetta. Ma io credo che per fare un consuntivo di questo girone d'andata bisogna parlare abbastanza bene del nostro comportamento. Dopo un inizio singhiozzante, perché naturalmente era stato traumatizzante il discorso dell'anno scorso, quindi la squadra ha ripreso un discorso tecnico appropriato e ha cominciato a fare dei buoni risultati, quindi io credo che la risultante è la nostra prima posizione in classifica. Per quanto riguarda le altre squadre, ci sono state delle delusioni, vedi l'Olimpia, la Novigea e qualche altra squadra, ma lo stesso Comiso è un outsider, una squadra che sta facendo un ottimo campionato, un'altra squadra che sta facendo un ottimo campionato è il Paternò. Quindi per noi che guardiamo gli altri dall'alto in basso è confortante vedere che i nostri piani si stanno realizzando, mentre quelli delle altre papabili, delle squadre che si erano preparate per essere delle squadre al vertice, e questo ci conforta molto di più. Campionato interregionale, ultima giornata di andata. Cireale batte Comiso 3-1, Bagheria Palermo Olimpia 1-0, Enna Nuova Igea 1-0. E a Gangi Agrigento Favara 2-3, Marsala Prosciacca 0-1, Niscemi Mazzara 0-1, Partinica Audace Folgore 1-0, Scicli Paternò 0-0, Vittoria batte Nissa 2-0. Questa è la classifica del campionato interregionale: Cireale 26 punti, Mazzara e Scicli 22, Agrigento Favara 21, Partinica Audace 20, Comiso, Marsala e Paternò.